Parlando di tecnica di base, sempre nella fascia gialla, può capitare anche che ti debba arrivare una palla molto bassa e veloce. A questo punto la prima cosa che dovrai fare, se non hai il tempo di girarti, è sicuramente quello di portare indietro subito la racchetta, però nella posizione giusta, bene dritta e soprattutto ben bassa. Fai un'apertura parziale, cerca di subito poi portare avanti la racchetta cercando di andare a impattare la palla alla distanza giusta, quindi abbastanza avanzate, in maniera di riuscire a mantenere il piano delle corde ben rivolto verso il campo e dopo il colpo non esagerare con il finale, ma cerca di bloccare abbastanza il finale, cercando quindi di sfruttare la velocità della palla avversaria per poter mandare la palla centralmente dall'altra parte e riprendere quindi lo scambio. Quindi su questi tipi di palle che diventano molto difficoltosi devi comunque fare un'apertura molto più abbreviata, un impatto più bloccato e un finale molto parziale, perché il tuo scopo in questo caso è quello semplicemente di rimettere in gioco la palla aspettando un'occasione migliore.